Quando si inizia a fare street photography, molte persone non riescono a farla perché si sentono a disagio nel fotografare degli estranei in pubblico. E ad essere onesti, anche a me all'inizio capitava e tuttora succede. Ma penso che possiate prendere questa paura nel fotografare degli estranei in pubblico e sfruttarla per esplorare stili alternativi di street photography. In questo video voglio aiutarvi a ricercare lo stile che si adatta meglio a voi, così da permettervi di continuare ad andare avanti nel vostro percorso fotografico anche se siete delle persone timide. Alcuni di voi magari già mi seguono da diverso tempo e sanno qual è lo stile che sto cercando di costruirmi nel tempo e anche la tipologia di approccio che ho nella mia fotografia. Perché come molti di voi non mi sento a mio agio ad uscire di casa e scattare in faccia le persone. Questo mi mette parecchio a disagio. E non giudico chi lo fa, anzi, personalmente ammiro molto queste persone che riescono a farlo perché anche a me piacerebbe tornare a casa e avere degli scatti di soggetti ravvicinati, ma a volte davvero non riesco a farlo. C'è stato un periodo che mi ero promesso di andare oltre questa mia resistenza e infatti ora in certe situazioni riesco ad utilizzare questo approccio, ma non riesco mai a tenerlo per un'intera sessione. Questo perché, nonostante i miei sforzi, non riesco mai a essere completamente a mio agio. E poi c'è il rischio così di essere impacciato e di attirare l'attenzione del soggetto che sto fotografando oppure di perdermi l'attimo. Perciò ho deciso di andare verso una direzione meno tradizionale di street photography, quella che in Italia viene anche chiamata la vera street. E ho sviluppato così uno stile in cui le luci e le ombre sono tanto importanti quanto il soggetto e l'inquadratura che compongono lo scatto. Così facendo mi ritrovo a volte ad esporre per alte luci, avendo poi di conseguenza dei soggetti che sono delle persone anonime oppure delle silhouette. Per quelli che sono preoccupati nel fare street photography perché hanno paura di dover entrare nello spazio personale di una persona e poi magari doversi confrontare, non lo dovrebbero essere, perché non esiste solamente questa tipologia di approccio, ma c'è anche un'altra tecnica che spesso mi vedete anche utilizzare nei miei POV sul canale. Quella quindi di ricercare una bella composizione oppure delle luci ombre che vi aggradano o ancora un accostamento di colori che vi piace e a quel punto aspettare che un soggetto passi all'interno dell'inquadratura. A quel punto le persone non saranno infastidite perché le avete fatto una foto, ma anzi può capitare che a volte si scuseranno con voi perché sono passati nello stesso momento in cui voi stavate facendo la foto. E questo succede perché voi eravate già lì in quel punto e le persone non sanno che stavate aspettando giusto appunto loro per fare quella foto. Ci sono quindi due tipologie di fotografi di strada, gli hunter, cioè i cacciatori, e sono quelli che non si preoccupano più di tanto della scena e a volte tralasciano la composizione per concentrarsi invece sui soggetti, li cercano e li inseguono per poi vedere cosa potrebbero fare e questo perché trovano la persona estremamente interessante e poi lo scatto sarà incentrato su di loro. Se invece sei un fotografo che si concentra prima sulla composizione oppure vai alla ricerca della luce e tralasci il fatto che non sai bene quali soggetti potrebbero entrare nella tua scena, allora in questo caso sei un fisher, cioè un pescatore. Per tutti quelli che hanno paura nel fotografare delle persone in pubblico, essere il fisher potrebbe essere una buona scelta. Per chi invece continua a lottare costantemente con la propria fotografia e non riesce a portarla avanti con serenità, è quasi dovuto al fatto che si sforza ad essere un hunter, credendo che sia l'unico modo di fare street photography, quando semplicemente essere il pescatore si adatterebbe molto meglio alla vostra personalità e in parallelo anche il vostro stile fotografico cambierebbe in meglio. Vi faccio un esempio, mettiamo il caso che voi siete già in quel punto in cui volete scattare la foto e state aspettando che un soggetto passi nell'inquadratura. Se qualcuno vi nota che state facendo una foto, non verrà da voi dicendovi: "Ehi, scusami, perché mi hai fatto questa foto?", ma sarà più una frase del tipo: "Oh, scusami per essere passato nell'inquadratura". E questo succede perché, come detto prima, voi eravate già in quel punto e sono le persone a passare nell'inquadratura. Però può capitare, anche se raramente, che qualcuno si avvicini a voi chiedendovi se gli avete fatto una foto. Se però, come me, vi capita di lavorare sulle luci e le ombre e la composizione, vi troverete spesso ad avere soggetti poco riconoscibili. E anche qui non dovete preoccuparvi di mostrargli la foto, perché vedrà un soggetto che andrà a completare
creare una composizione e non riguarda la persona in particolare. Dovete quindi cercare l'idea di una persona dentro uno spazio e non cercare di scattare in modo diretto una foto a loro, nella quale poi si possono riconoscere. Questo è uno spunto per arrivare a pensare che a volte nella fotografia di strada fotografare l'idea di una persona in uno spazio, invece di cercare di presentarla in modo più identificabile, può in realtà aggiungere del valore alla vostra fotografia invece di toglierlo. Se esponete il soggetto in ombra in modo che sia leggermente nascosto, oppure utilizzate qualche elemento per creare del mistero, l'osservatore sarà poi portato a farsi magari maggiori domande quando sta guardando quella fotografia. Molti di voi lo so che diranno cose come ma la fotografia di strada è un genere fotografico che vuole riprendere i soggetti in situazioni reali e spontanee in luoghi pubblici. E personalmente rispetto questa visione di street photography, ma personalmente non mi piace concentrarmi troppo sulle definizioni e le etichette che si danno. Però mi chiedo, siamo sicuri che questa definizione di street photography sia quella più giusta o meglio completa? Molti fotografi del presente e del passato, come per esempio Elliot Erwitt, Fanon, Saul Leiter, Alex Webb e Christopher Henderson, sembra che andavano a utilizzare questa tecnica e non si preoccupavano più di tanto se nelle loro foto si potesse vedere più o meno chiaramente un volto umano. A volte gli è bastato quel poco per poter realizzare piacevoli composizioni di persone anonime in spazi urbani. Andavano a sfruttare per esempio elementi in primo piano, tempi lunghi di esposizione, vetri e controluce. Con ciò mi sento di dirvi di non lasciare che una definizione vi dica se quello che state facendo è giusto oppure no. Se era abbastanza per quei fotografi che qualcosa nella storia hanno fatto, allora lo sarà anche per voi. Quindi per concludere, se siete fotografi timidi come me e fate fatica a scattare foto di persone in pubblico, portare il vostro stile in questa direzione potrebbe essere sicuramente un'ottima soluzione per poter proseguire nel vostro percorso e continuare a scattare con serenità. Provate a essere pescatori e non cacciatori. Ricercate luci e ombre ed esponete il tutto per creare delle inquadrature interessanti e anche date un'occhiata a chi entra nell'inquadratura. Questo approccio non vuol dire far meno rispetto ad altri fotografi che portano lo stesso genere, ma anzi credo che bisogna avere delle ottime abilità per poter fare questo tipo di fotografia. Con questo siamo arrivati alla fine del video. Spero che se siete dei fotografi timidi vi sia tornato utile e vi abbia dato uno spunto per la direzione da intraprendere. Se è stato così, vi invito a lasciare un mi piace ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi video futuri. Inoltre in descrizione come sempre trovate tutti i link ai miei canali social. E con questo direi che è tutto e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video.